sono Lorenzo della compagnia Godot, ci troviamo in compagnia del dottor Guccione. Ci troviamo nel laboratorio artigianale calzoleria Il Tacco. Ospite alla Maison Godot il professore Danilo Amione, noto critico cinematografico. Ci troviamo da Lorefice Fiori. Ci troviamo nello studio del maestro Sandro Bracchitta, incisore, pittore e docente di incisione presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo. Sono il signor Giampaolo Musello. Sì. Con la signora Rosalba. Lei cosa ne pensa del fatto che ora come ora teatri e cinema sono una delle poche attività che non sono consentite? Secondo me è stato uno sbaglio tremendo, perché ci sono alcune attività che sono riprese, diciamo, quando hanno ripreso qualche tempo fa i teatri erano con il distanziamento in estate, sì, infatti, quindi secondo me era una cosa che bisognava far partire subito, da subito. Guardi, a parer mio la chiusura dei cinema, dei teatri è stata, a parer mio, gestita molto male. Perché i cinema e i teatri potevano stare, possono almeno adesso in questa situazione che c'è adesso di Covid, possono stare aperti con delle precauzioni, con tutte le, diciamo, le accortezze che devono essere usate per non avere un contagio Covid. La cultura è la più importante che possa esistere, secondo me, soprattutto per voi giovani. La cultura è la base, perché anche se non si studia e tu hai cultura, puoi andare avanti. Certo, per me nel teatro è stata la cosa, guarda, che non doveva succedere, perché se tu vai in qualsiasi posto e ci sono delle restrizioni, si poteva fare benissimo in un teatro. Il teatro era la cosa più facile, ma credimi, più facile. Bisognerebbe vivere la vita interamente, questo che stiamo vivendo attualmente è un sopravvivere piuttosto che un vivere. La cultura, la socialità sono chiaramente parti fondamentali della vita umana, no? E bisognerebbe in sicurezza ripartire quanto prima. Il teatro io credo che non faccia niente di male, fa 1000 posti. Facciamolo per 300 persone, è un ambiente particolare. Sono molto arrabbiato con questa cosa perché io per quasi 20 anni ho lavorato con un'agenzia di spettacolo. Io nasco Facchino, l'ultimo della situazione. Io ero uno che portava gente in giro, lavoravamo come i pazzi e penso che oggi c'è sta gente che è a casa. Totalmente, sì. Dal Facchino al tecnico, al chitarrista, al primo chitarrista. La mia posizione d'artista è stata, diciamo, privilegiata da un certo punto di vista e penalizzata da altri punti di vista. Privilegiata perché comunque il mio è un lavoro, diciamo, spesso solitario, anzi quasi sempre solitario all'interno di uno studio, quindi, diciamo, questo isolamento è stato ancora confermare una sorta di guscio che mi ha protetto dalla distrazione. Ecco, l'arte mi ha protetto in questo video. Però è vero anche che l'altro aspetto, cioè quello oggettivo e poi anche delle mostre, è stato bloccato, quindi è stato penalizzato da questo punto di vista. Quindi diciamo c'è stata dalla mia posizione una sorta di positivo negativo. Lei ci andava prima della chiusura del teatro? No, a dire la verità no. Quando si potrà riaprire, quando si potrà ripartire, che cosa troveremo, che ruolo potrà ancora avere il teatro nella società post pandemia? Immagino che sarà più forte di quello che è già stato, perché come quando c'è stata una crisi, può essere una guerra oppure una pandemia, dopo c'è sempre il boom. In questo caso il teatro, come anche il cinema, sono cultura, quindi ci sarà un boom della cultura con la C maiuscola, perché è chiaro che in questo momento siamo tutti più poveri e quindi ci arricchiremo molto fortemente soltanto andando sui luoghi. Andare a teatro, al cinema, è già il luogo fisico stesso, significherà esaltare la cultura in quanto tale. Non abbiamo più quello sguardo sul grande schermo, non abbiamo più quello sguardo sul palcoscenico, non sentiamo più gli attori che recitano. Quando finalmente avremo la possibilità di farlo, allora sì, veramente ci sarà una rinascita generale. Esiste tutto, oggi c'è la nostra vita, no? Però non c'è la rappresentazione della vita, cioè significa la vita per due, la vita a teatro significa la vita per due. In questo momento abbiamo una vita dimezzata. Questa astinenza
renderà il tutto più necessario. Ecco, siamo stati abituati sempre ad avere tutto, a scegliere, no? In questo caso, come dire, non appena si riaprirà tutto, saremo felicissimi di essere obbligati, cioè ci obbligheremo a ritornare in quei luoghi. Vengono delle domande, visto come è stata strutturata le varie chiusure, sono stati penalizzati appunto i teatri, i luoghi della cultura, appunto abbiamo detto i musei. Certo, mi viene da fare una critica e dire perché le chiese sono aperte e ci sono delle funzioni, in fondo sono anche delle recite sacre, no? Che si perpetuano da secoli. Sicuramente sì, forse potevano essere prese delle misure adeguate affinché un pubblico potesse partecipare, anche perché comunque chi partecipa al teatro è sempre un pubblico speciale, non è un pubblico disattento, è sempre un pubblico attento e responsabile. Secondo lei il teatro serve in questo periodo soprattutto e a cosa serve? Allora, può servire principalmente per fare comunque una campagna per quanto riguarda la sensibilizzazione verso la situazione in cui ci troviamo, ma allo stesso tempo anche un modo in più per potersi svagare. E quando usciremo da questo periodo di restrizione, pensa che la gente tornerà a frequentare il teatro dal vivo oppure che insomma si sia abituata a queste forme di partecipazione virtuali? No, assolutamente. Chi conosce il teatro sa che il teatro è una cosa viva, una cosa in cui l'attore è in quel momento lì ed è in quel momento preciso che recita, e quello che comunica in quel momento non lo comunica il momento dopo. Il teatro, noi siamo degli organismi, ci nutriamo, ma siamo degli organismi speciali perché ci nutriamo di emozioni, ci nutriamo di poesia, quindi il teatro, l'arte, la cultura in generale, quando ci nutre di questi elementi, quindi non possiamo fare a meno come uomini. Lei prima andava a teatro? Guardi, al teatro sono andato sempre poche volte, purtroppo per il lavoro, però al cinema pure, anche lì poche volte, ma sempre perché non ho avuto mai tempo, poi è una cosa molto bella. Quando le dico teatro o cinema, chiaramente lei a cosa pensa, che parola pensa, cosa associa? L'arte, il massimo. La bellezza di ringraziare tante persone che riescono a fare questo mestiere. Sicuramente emozione. Gli attori dal vivo. Ma teatro significa tradizione, significa cultura, rispetto se vogliamo anche di testi sacri, tra virgolette, significa recuperare appunto una dimensione del passato che ha ancora tanto da dire al presente, e ripeto, soprattutto cultura con la C maiuscola e non come si usa dire comunemente, abusando a volte di questo termine, se mi permette il termine forte, stuprandolo in alcuni casi. Il jazz perché l'improvvisazione che lo caratterizza è quella del teatro. Cioè, il teatro può essere impostato, però è sempre improvvisazione. Ogni spettacolo, anche quello più elaborato, in ogni caso ogni sera è sempre una nuova avventura di vita. Il teatro, pensando al teatro, mi viene in mente alla vita recitata, alla vita sognata, e a quello che può essere l'interpretazione poetica dei drammi dell'uomo. Lei frequentava il teatro prima che venisse chiuso per la pandemia? Sicuramente, cinema e teatri sicuramente, sono stato anche vostro spettatore, apprezzo molto il vostro lavoro e soffro di non poterne fruire in questo momento. Voglio dire che compagnie come quella vostra sono assolutamente meritevoli, perché, ripeto, il paese senza persone come voi che vivono con e per il teatro non sarebbe più un paese. Grazie. Grazie, grazie professore. Un gran piacere.